Sì, un altro impegno che avevamo preso con la comunità di Valle San Giovanni e che abbiamo portato a termine. Devo dire la verità che i lavori del campo sono conclusi già diverse settimane fa, e tanto che in questi giorni c'è stato anche un piccolo torneo cittadino che hanno fatto, e quindi c'è stato un collaudo in corso d'opera. Devo dire che è una struttura bellissima, restituita a Valle San Giovanni, con un campetto in erba sintetica, polivalente per poter giocare anche a tennis e non solo a calcetto. Era una richiesta che è pervenuta direttamente dai cittadini, hanno voluto questa tipologia di manto e l'abbiamo presentata. L'organizzazione ha toccato non solo la parte, diciamo, sportiva, ma anche l'illuminazione del campo, tutta la recinzione, e adesso ci saranno ancora dei piccoli lavoretti da fare. Un percorso di rigenerazione e riqualificazione dei borghi, delle frazioni della nostra città, sulla base di una pianificazione organica che riguarda interventi come questo, di una ristrutturazione di un impianto sportivo con fondi nostri, tra l'altro risorse del bilancio comunale, segno ulteriore della volontà da parte dell'amministrazione di investire su questi spazi dei nostri ragazzi, ma direi di tutta la comunità, nell'ambito appunto di un processo di riqualificazione organica che interpreta il messaggio che stiamo lanciando ormai da anni, cioè la città cresce se cresce tutte insieme attraverso le grandi opere che riguardano il centro storico, che sono in corso, l'area urbana, ma anche i territori frazionali e periferici che sono riconnessi, ricuciti attraverso questa azione che consente di migliorare la qualità della vita di borghi e frazioni, e che proseguirà nel corso di questi anni. Tra l'altro qui a Valle San Giovanni, oltre alla, diciamo così, a questo nuovo impianto, perché di fatto è un nuovo impianto totalmente riqualificato, polivalente, abbiamo altri interventi importanti che sono quelli della rigenerazione urbana della piazza, con la riqualificazione che è in corso e che terminerà nel corso dell'anno, che attendeva da tempo la comunità di Valle San Giovanni, oltre che interventi di messa in sicurezza di frane presenti sul territorio.